aspettavo che dietro tutto questo dell'organizzazione del cacao ci fosse anche il sfruttamento dei bambini. In parte perché non mi immaginavo ce ne fossero così tanti in questo modo, perché pensavo semplicemente che le famiglie fossero d'accordo con loro che magari per un po' di giorni per guadagnare li mandassero, poi però gli dessero molti più soldi, non 30-25 euro al mese, cioè. Lo sfruttamento del lavoro minorile è una cosa molto ingiusta, anche perché comunque privano soprattutto dell'infanzia di un bambino che potrebbe crescere in altri modi, soprattutto sviluppare altre cose invece di stare a lavorare nei campi, che comunque fa tanti sforzi che poi ne peggiorano anche la loro salute, per esempio creando delle malattie che magari essendo liberi, stando proprio nei loro gruppi, nelle loro tribù, no, non le prenderebbero. Quindi è una cosa importante riuscire anche a togliere questo problema, proprio perché questi bambini, cioè, riescano a stare bene. No, non sapevo che dietro al cacao ci fosse lo sfruttamento dei bambini. Un tema molto importante di cui forse si parla davvero troppo poco, questo film che abbiamo visto oggi è un film che a me colpisce molto, forse per una storia personale, perché ho una figlia di 10 anni che si chiama Mariam e il padre è nato in Burkina Faso e vissuto in Costa d'Avorio finché non si è trasferito qui, e quindi tutte le volte che vedo questo film rimango, devo dire, molto molto colpita. Mi fa piacere portare i ragazzi, perché così si rendano un pochettino conto quando fanno acquisti di cosa acquistano. Si dovrebbe fare qualcosa in più, perché quello che si sta facendo è troppo poco.